bum 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 bum. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Scusa se te lo chiedo di nuovo, ma come mai non metto un modo per silenziare le interazioni dei campioni come il suono della campana di Star Mucca? Se muti le emote dovrebbe bloccarti il suono, in teoria. A memoria, da quello che ricordo, funziona così. Buongiorno, Rindell. Salve, Alien Fede. Cibe, buongiorno, buonsalve. Hashi. Buon salve a tutti, buon salve a tutti. Il tatuaggio sta Mitsubini. Ma ah, pace nuovo, non si potranno più smanettare i cannon. No, alla fine l'hanno rimesso. L'hanno riaggiunto. Sono un po' indecisi ancora. Di nulla, Keyblade Wielder. Come va bene? Tutto bene, Ashi, tutto bene, Ashi. Sai che me ne sono più tatuato di una settimana fa, decisamente. Decisamente più tatuato di una settimana fa. Che game ci sono oggi? No, allora, il mondiale, come c'è scritto anche nel titolo, inizia il 9 di ottobre. Allora, non so se effettivamente ci danno la possibilità di fare co-streaming della serie di qualificazione per i mondiali tra LCS e LEC, che sono Golden Guardians contro i bellissimi, incredibilissimi, non è vero, BDS. No, quelli iniziano il 10 di ottobre, c'è scritto nel titolo. 10 ottobre alle 9. Bisogna capire quando inizia la serie, invece quella vera e propria, dopo. Sì, questo è il primo tatuaggio che ho fatto, questo. Dicevo, non so di preciso l'orario per la qualifying series tra LEC e LCS. E devo anche chiedere se possiamo streamarla o meno. Se ci viene dato le informazioni, cose, eccetera, eccetera. Guarda il titolo. Ah, tranquillo, tranquillo. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. C'è ancora tempo per i mondiali prima che arrivino. Ma dici che fosse ancora da completare? Sì, è ancora da completare perché, come vedete qua, il bordino esterno di questo non c'è. Infatti questo verrà chiuso e si chiuderà qui. C'è proprio la chiusura qua. Rimarrà una striscia vuota che mi piace un sacco. A me quella striscia, questa striscia in mezzo qua, piace un casino metterla così. Però sì, sono molto contento. Sì, più che altro anche qua ci sarà questa parte qua, ci sarà anche la sfumatura, così che c'è un po' più di profondità, e anche su questo ci sarà tutta la sfumatura. Non ti avrei mai fatto tipo da tatuaggi? Perché no? C'è da dire che io ho sempre tipo proiettato, puoi dire una cosa del genere? Non lo so, ho proiettato un'immagine da una persona che... Allora, io non bevo tanto alcol, non fumo sigarette regolarmente. Cioè, sembro proprio fucking goody two shoes, cioè tipo... bravo, semplice, pulito, onesto, cioè... Sai proprio quella classica persona, neanche che dici buona, ma proprio innocente, quasi. Tipo, sì, un po' grossetto, cioè 1,86 m. Però, sai, yeah. Ho sempre proiettato un po' quelle immagini, in effetti. Vero, è vero. Che roba assurda. Allora, siamo ancora in Master. Yes, Teddy Bear. Penso il termine migliore. Siamo ancora in Master per qualche miracolo divino. Quindi sta durando già più del precedente Master. Molto più del precedente Master. Ora c'è da vedere se riusciamo a tenerlo ancora per un po'. Anche io non bevo e mi fa cagare il fumo. Sono 1,90 m, ma sono pieno di tatuaggi. Ma quando ne hai uno cominci ad averne sempre di più. Questo è quello che mi dicono tu. Madonna, 14 secondi per trovare un match. Che cazzo è successo? Beh, la framanga.
Wait, grazie per la sub. Grazie, grazie, grazie. L'abbonamento. Ci saranno i PKM? Sì, ci saranno i PKM. Questo ve lo posso già garantire. Magari sei neanche la base. Certo che puoi farmi domande sui mondiali, Johnny. Ah, considera che la mia preparazione non è ancora completa su tutti i team, quindi se mi chiedi qualcosa su qualche specifico team, perdonami, ma non riuscirò a risponderti in maniera completa. Te lo dico già adesso, perché sto studiando come un matto in questi giorni per prepararmi a tutto. E sto facendo anche un video che non vedo l'ora che vediate. Ho iniziato con mezzo braccio per poi farmi sull'altro un tattoo tutto il braccio alla Yakuza giapponese. Madonna, impegnativo. Detto da quello che come primo tatuaggio si è fatto questo. Non so quando iniziano i PKM. Nessuna idea. Nessuna idea di quando iniziano i PKM. Ciao Lapo, chiedo scusa per ieri, ma questo gioco mi ha portato una frustrazione incredibile. Adesso Cocco, che cosa è successo ieri? Ah, sì, vabbè, hai scritto una cosa bruttina qua in chat. Vabbè, non importa, non ti preoccupare. Ah, piccato Renekton. Io che volevo giocare Renekton. Uffa. Che gioco? Cosa giochiamo contro Renekton? Potrei giocare Malphite? Oppure Ornn? Fuck it, giochiamo Ornn. È facile giocare Ornn into Renekton. È proprio facile. Bella Ubatan! Per la sub, ti do il bentornato per i 28. Poi da... Ormai San più di 2 anni. La settimana prossima ci sarà un sub-goal. Visto che ora possiamo parlare dei mondiali. Sì, l'hanno già messa l'icona per le ulti globali. Yep, yep, yep. L'hanno già messa. Vorrei seguire i mondiali, ma sono una scuola divertente. Infatti devo chiedere a Riot, cioè devo chiedere se cosa possiamo fare per quanto riguarda il restream e tutto. Lo chiedo al volo. Lo scrivo al volo proprio. Ok. Me le sono segnate tutte. Perché sto facendo proprio una lista. Visto su PBR World di Jax? Sì, a livello grafico molto bello, però non mi... Cioè, io non è che inizierò a giocare Jax per quello. Per me è tipo, figo, sono contento per i main Jax. Sono molto contento per loro. La serie di TSM? Sì, si sapeva da un po' che avrebbero quittato LOL. Cioè, almeno in Nord America. Non si sa dove vadano. Matchmaking. Raga, dovete capire che quando voi vedete un bordino, non dovete pensare, la gente non viene messa dipendentemente dalla Lega, perché se uno ha un MMR incredibilmente alto, se lo mettessero nella sua stessa Lega, facciamo un esempio, un tizio che vale come un Diamond 1, se venisse piazzato a Smeraldo farebbe Turbo Stomp, rovinerebbe la partita a tutti in quel game. Sarebbe sbagliatissimo. È giusto che sia così. Probabilmente anche questo Renekton ha un ottimo MMR.
Quindi se lo mettessero a Smeraldo, distruggerebbe i game a Smeraldo, ma in maniera ingiusta per tutti quelli, per tutte le persone che giocano a Smeraldo. Come è giusto che sia. Se non fosse così, sarebbe preoccupante, sarebbe un brutto sistema. Siamo tutti? Sì, minchia, siamo tutti. Pazzesco. Che idea del cazzo. Che cazzo dobbiamo fare? Ah, mi sono dovuto tippare. Mi sono dovuto tippare. Inizio livello 1 bruttino però. Pace, mi va bene così. Anche lui è tentato da usare il TP, però sa che sarebbe una gran merda. Stonks. Let's go. Qua ho fatto un free trade. Lui è bello aggressivo. È bello aggressivo. Adesso fa shove fino in fondo. Più che altro lui ha le due pozioni. Quello mi crea problema. Merda. E io ho appena usato un botto di mana. Buon game, passavo per caso. Oh, bell'Achimo. Grazie per la sub. Grazie, grazie. Oh god. Botlane è grossa. Botlane è veramente grossa quella casa. Tempo letale che prende quelle prima, quelle kill prima. È brutto, 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 brutto. Ora prendiamo attenzione ai Bami.
18. Ok, lui non è vicino, quindi non può congelare la wave. Ottimo. Si fa lacrima su Horn, mai. Preferiresti spararti a un piede piuttosto che usare la lacrima su Horn. E non sto scherzando, sono serissimo. È proprio un... Bro, no, non farla mai. Minchia, quella ancora! Vabbè, Anivia va nell'unica direzione in cui c'è Viego. Un genio del male. Ah, no, Anivia non aveva il flash. Ah, Viego ha usato il flash. Si stava pingando Anivia, che in verità era Viego. Stava pingando Viego, che in verità era Anivia. Vabbè, avete capito. L'ho beccato con questa Q. Seriamente? Con doppia E mi ha fatto un bel po' di danno. Doloroso. No, vattene, 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 per favore. Non toccate la mia top lane, vi prego. Ho preso vantaggio, lasciatemi in pace. Adesso sarà abbandonato lane. Lo capisco un po', per un po', ma non può farlo per sempre. Non può farlo per sempre. Capisco, aiutare mid un attimo. Lui ha accettato questo trade perché ora sa che pusho. Cioè, io per colpirlo qua ho dovuto pushare un pochino. Che a me va bene, perché ho il TP fra 5 secondi. Cioè, anche se ora venissi gankato mi andrebbe bene. Bevi, stronzo, che ti hanno detto di bere. Ho dovuto flashare qua. Guarda, perché Renekton aveva il pieno stordimento. Bot continuano a combattere, non capisco perché. Non capisco perché continuino a combattere. Una cosa che mi è completamente aliena come concetto. Il mio PG preferito su Mortal Kombat 1, Johnny Cage. Ma in generale su tutti i Mortal Kombat è Johnny Cage il mio PG preferito. Vabbè. Ah, peccato. Ma che fa? No, non ho capito questo tizio. È un peccato, perché questo game lo perdiamo. Veramente un peccato. Ma faccio bami, che non posso attaccare la torre, che altrimenti prendo l'aggro. Beh, normale, eh. Di base non dovrei... Cioè, non dovresti attaccare la torre a meno che... Cioè, se l'avversario è ancora lì. Se sei un campione ranged, ok. Ci sta, ma... Se no, no. O per nulla.
Perché altro senza ulti non posso contribuire qua. Dai, questo è stato ottimo. Anche io che ho tagliato la strada a Viego. Questo è stato gigante. Get fucked, Lmao! Vabbè, raga. Vabbè, raga. No, no, dopo questa sono anch'io per l'FF. Vabbè. No, 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 dopo questa... I'm good. Boh. E io basava premesse R, eh. Basava premesse R di fronte alla wave. C'ha ragione, Belvet. Niente, per giusto per sapere cosa ne pensi famoso like, perché è stato spammingato che c'è la pozione per tutti. Non è per quello. Non è. Non è che. Non, non, anche solo pensarlo è di un infantile semplicistico pazzesco. Sì, ormai fanno il cazzo che vogliono. Allora, dai, 20 secondi, si va alla prossima. Peccato. The friendly old fool.
E proprio l'abbandono. Dico, ciao. La jungle, assolutamente. Giulio può. Sì, l'hanno già messo giusta. Il punto è che due persone hanno rifiutato. Due persone hanno votato no. Cosa triste che sto game si potrebbe anche vincere. Si potrebbe anche vincere sto cazzo di game. Noi ovviamente ci proviamo. Però Kai'Sa già scioglie. A te piace Jax? No, non molto. Non posso neanche. Cazzo era quella sfera oscura che mi è arrivata fino a qua? What the fuck? No, più che altro la gittata da qui a qui è arrivata, è stato assurdo. Mi serviva avere almeno il mitico potenziato. Dovrebbe arrivare adesso. Oh god. Ma che fan. Vabbè. Vabbè, finite sto game per favore. No, no, io proprio rimango bot side. Ah no, sono già qua.
Boh, raga, non so cosa dire di questa. Ok, bella. Bevi, stronzo, che ti hanno detto di bere. Ci provano a fare. E tanto il game è gone. È completamente gone questo game. E ora bevo, sì, scusatemi. Metto sulla torre. È veramente un peccato giocare King così. Purtroppo non c'è molto che possiamo fare. Cioè, è fuori dal nostro controllo. Questa è gente... Anni reali stanno deciso, no. Non si gioca oggi. Pace. È un game. Forse muore di meno se ha più HP. Secondo Belvet io sto entrando ora. Capisco.
Io. Bella sferica cube. Grazie della sub. Cosa succede? Cosa si sta facendo lo streaming? Semplice, possiamo guardare i mondiali in streaming e castarli se vogliamo. Dipende molto da come ci vogliamo approcciare alla cosa. Niente di complicato. E grazie anche a Deadpoolit. Grazie, 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 raga. E anche grazie a tutto il vostro supporto che comunque siamo arrivati ad avere il co-streaming. Ok, faccio catenare l'anatema per Syndra. Rifarmiamo per ora. Che cazzo è sto? Lo suono? Sì, non ho capito neanch'io questo Alistar comunque, zero. Serve... al collo. Noi abbiamo l'inimitore bot aperto. Nel senso di aperto ma non rotto. Almeno Kaisa si è resa conto che non può... Questa sembra letteralmente una build... Una build gag.
Vabbè. Delicatissima mid bot gap. Delicatissima proprio. Ah boh. No, nessuno si meritava onore in questo game, proprio nessuno. Tre carry e tutti tre carry, non uno è riuscito a fare danno, non uno. Secondo te quando sarà arrivi delle skin di evento mondiali? È una domanda seria o è una battuta? No, soltanto i muri, le cose che vengono create dagli avversari vengono spaccate. Sì, esce un pass dedicato ai mondiali, esce l'11. 11 ottobre. No, le skin coven sono quelle dei mondiali. Che skin dovrebbero essere se no per i mondiali? Skin che cala prende sud. A me non, cioè, le coven per me sono tipo, erano fighe la prima tornata e poi basta. Non so se sono i mondiali. Quella della nuova band in cui dovrebbe uscire Ione Prestigio. Ah, quello non si sa niente. Quello zero. No, non sono dei mondiali. Ma non si sa neanche se effettivamente è relativa a una boy band come molti teorizzano. Cioè è una teoria della community, vado che siano relativa a una boy band. Se di skin è quella di Renekton. Quale skin di Renekton? E ora è il ritorno di Fright Night. Mi sa che non escono Fright Night quest'anno. Col fatto che hanno fatto l'evento delle coven non penso che uscirà Fright Night. Ah, quella di Renekton e quella dei Worlds 2023. Bella Giulio Kuokai. Grazie per la sub. Grazie, grazie. No, è che sto guardando questa draft e sono tipo... Perché abbiamo Kog'Maw in bot lane? Ace e skin di Lita in Alice per Coda. Più materiale per Diablo Cold che Diablo, un altro po'. Totale disinteresse, sinceramente. Non ho il benché minimo interesse per questa cosa. Ok, aspetta che esco dalla coda per un minutino buono. Almeno sta gente si trova un match e va a tiltare altrove. E non me li devo trovare io.
Sì, per fortuna l'abbiamo adoggiato. Quello penso bisogna aspettare per un nuovo evento Star Guardian. Non poco, di sicuro. Assolutamente non poco. Io spero questa settimana esca il devlog con la Champion Roadmap. Prego che esca questa settimana, perché abbiamo un po' bisogno di news. Se va tutto bene, domani vi faccio uscire il video con la mia opinione su quelli che sono i change che arrivano su PBE, che non parlerò di numeri, ma parlo proprio della direzione di Riot. Perché quei change non sono a caso. Quei change non sono assolutamente fatti a caso. Cioè, sembra essere proprio un mindset diverso. Quei change sono proprio concepiti e ragionati con un mindset diverso. È un bel cambio di direzione quello, per LOL. Sembrano cavolate che dici, vabbè, sono tutti numerini piccoli. Invece sono una bella dichiarazione. Sa già qualcosina per un nuovo campione SU o rework? King Arisen è il motivo per cui sto aspettando questo dev blog. Perché sono curioso di sentire, visto che ormai hanno finito Jax, vuol dire che un team di quelli degli upgrade, degli ASU, VGU o CGU, quelli che fanno gli upgrade grafici o di gameplay, vuol dire che si è liberato un team. Perché hanno completato Jax. Cioè, dopo che hanno completato, nel senso, hanno completato Jax, cioè esce fra 2 settimane, una decina di giorni. Top. Quindi, verrebbe da pensare, ok, ma quindi avremo effettivamente qualcosa subito dopo che, ma quanto ti posso voler bene, supporto che subito swappa. Sa già perché esce la skin Honor 5, dovrebbe essere, se non sbaglio, trash. Ho visto qualcosa in merito, ma non ne sono sicuro al 100%. Comunque sì, quegli cambiamenti, 4 erbi. Ancora artefatto? Che cos'è artefatto? La BDK è tale che sta venendo spammata, effettivamente un senso? Sì, io la trovo una build molto cheesy che si basa sul turbo snowballare, se no fai schifo. Cioè, o turbo snowballi con quella build perché tipo stai prendendo super vantaggio, o rimani veramente indietro, veramente in fretta. Mazz. Davvero dobbiamo faticare così tanto per trovare un game? Porco Giuda. Vabbè, la skin leggendaria di Udyr, ma non uscirà mai. Ah, Udyr ha già un bel po' di skin, Poi ha avuto Ink Shadow quest'anno, che è una bella skin. È molto figa Ink Shadow Udyr. Sì, cioè hanno doggiato appena ha lockato Velvet, non ho ben capito. Non ho proprio capito. In 2 abbiamo bannato Fiora. Holy shit. Fiora è proprio un campione molto amato. Gli vogliamo tutti bene a Fiora. Ogni top laner non vorrebbe letteralmente che Fiora morisse in gioco. O nella lore, cioè potete ucciderla per lore. Non, nessuno sarebbe triste di questa cosa. Io vorrei una skin suprema per Avalanche. Come potrebbe uscire roba ultra figa? Da come escono le skin supreme ora, io direi no grazie. Io sono a posto con le skin supreme. Quella di Samira è una leggendaria che è stata una presa in giro, per quanto mi riguarda. Per me è stata una gigantesca presa in giro. Totalmente ridicolo. Totalmente ridicolo. Se quelle devono essere, no grazie sinceramente.
Paragone tra LOL e Magic DLS. A me non piace quel paragone, non piace per nulla. È molto generico. Si riferiva a quelli che facevano un tempo ai livelli di Ezra Pulsefire. Quelle là non le vedremo mai più, raga. Sono convinto. Quelle là non le vedremo. Quelle non le vedremo mai più. Qual è il campione da scalata? Nel senso, qual è il miglior campione per scalare? Beh, dipende dal tuo ruolo. Dipende enormemente dal tuo ruolo. Se dicessi ora in assoluto, probabilmente Belvet. Raga, cioè, quando è uscita quella skin di Samira così com'è, hanno proprio dichiarato forte e chiaro. Queste sono le skin che usciranno supreme. Se poi me ne pento del costring, perché dovrei pentirmi di fare qualcosa che mi merito di fare dopo tutti i cazzo di anni che faccio, che do supporto alla community? Perché mai dovrei pentirmene? Anzi, sono orgoglioso, cazzarola. Che è il co-streaming? Praticamente abbiamo occasione di streamare sui nostri canali, io e Paolo, il mondiale di League of Legends. Io la tratterò proprio come casting in questo caso, ve lo dico chiaro e tondo. Cioè, il co-streaming di LPLS era sempre molto chill e cazzeggio. Questo qua sarà proprio come un casting, come se lo facessi da solo. Per chi come me ha messo il Prime a Luca, non si riceve rimborso per serietà di darlo a qualcun altro, no? E infatti mi sto cercando di preparare il più possibile sul mondiale, in modo che abbiate chiaro e tondo tutto. Peggio per me di 6 archi mi fai vedere ogni 10 minuti. Raga, devo mantenermi. È così che funziona, sapete? Le persone fanno le cose per un lavoro. Il lavoro ti permette di guadagnare soldi. I soldi ti permettono di sopravvivere in questa distopia capitalista. C'è già pentito il tatuaggio, perché dovrei pentirmene? Non ho il cervello di un bambino di 4 anni che non pensa prima di fare una cosa. Ho la fortuna di avere un cervello pensante. Dio grazie. Dio, l'universo, i miei genitori. Dio, lo vedo improbabile come contributore. I tribali mi fanno impazzire. Non è un tribale. È un geometrico. No, non è un tribale. Si fa già prurito. Ha iniziato stamattina a farmi un po' di prurito. Per ora non tanto. Probabilmente peggiorerà, vero? Oh, let's go! Good job, bot. Dalla bot lane che prende il cazzo alla bot lane che dà il cazzo. Prendi il cazzo, dai il cazzo. Prendi il cazzo, dai il cazzo. Affanculo, devo tirare la W, l'avrei beccato.
No! No! Ma non ci voglio credere, mi piange il cuore, cazzo. Mi piange il fucking cuore. Quanti minion persi per tipo uno sputo di HP. Quanti minion persi per uno sputo di HP. Non è che non è worth. Non è worth sta cosa per me. Perché non ha mirato al carretto? Ma porco Giuda, sta cazzo. Beccato. Aia. Bruttino. Ho sbagliato io qua. Dio quanto odio che la sua fucking Q non abbia cooldown. Merda, ovviamente lui ha preso già. Non ci credo. Non ci voglio credere. Non ci voglio fucking credere. Ma io non ci voglio fucking credere. Porco Giuda. Ah, ne ha guadagnato lui da sto trade. Lui aveva i boots. Fatto che lui abbia preso livello 6 prima di me. Dico, boh, ok. Fatto che prenda exp quando è morto è la cosa che mi triggerà di più. Perché dovrebbe prendere exp quando è morto? È morto. Crea un modo così distorto di lanare. Cioè lui è primo al 7. Che roba assurda, raga. Che roba assurda, raga. Ci sono veramente un sacco di meccaniche stupide. Non che sia sbroccato, è proprio meccaniche stupide. Salvano. Oddio, i minion sono arrivati giusto in tempo.
Ah, Sion letteralmente accanto a me. Non prende danno Albami. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Sion che è letteralmente nella porzione finale di trade. Accanto a me gli ticca il danno. Morto dalla torre. Va bene. Molto, molto fair. Ci muoio. Calmati, Lapo. Non tiltare. Non tiltare. Bevi, stronzo, che ti hanno detto di bere. Adesso bevo, Dammi un secondo. Vorrei prendere una play, ma non posso. Non posso proprio. Wow, hanno riattivato quella voice line. Holy shit. Hanno riattivato quella voice line. Non so se l'avete sentita. Ora beviamo. Non mi aspettavo la riattivassero. È passato così. Sono passati 6 anni da quando non la sentii. 5, dai. È la 2019 che è buggata. Il problema è che lui ha vantaggio sempre. Ha sempre vantaggio di sustain. Sempre. Grazie alla W. No, a volte si buggano certe voice line, Roku. Quale? Si siede poco. Che dice: quando mi sono teletrasportato, mi dovete tutti una birra. You each owe me a beer. C'è la pianta sul fiume, non pe... invece sì. Let's go. Che brutto farm che c'ho, madonna. Che brutto farm che c'ho.
tra le varie morti, per quanto io l'abbia ucciso, ho perso minion. Vabbè, vabbè. Dai! Che cazzo di sfiga! Ma perché è qua? Ma porco Giuda, che cazzo di sfiga! Ma che cazzo di sfiga, dai! Che minchia ci fa qui questo? Ma che minchia ci fa qui questo? Non so com'era prima. Potenziavi oggetti leggendari invece dei mitici, molto semplicemente. Ci una prossima riunione con i miei. Kerry mi ha consigliato di portare un macello. Dice che vado di strumento di discussione. Ma è uno come un altro. Per come ormai devi andare ai... Io ho smesso di andarci alle riunioni condominiali. È inutile, sono dei vecchi di merda. Cioè, è proprio inutile. Io ci andavo per provare a fare delle differenze... Sono troppo vecchi e stupidi. Cioè, è brutto a dirsi. Sono tutti oggetti leggendari, può potenziare tutti. No, di solito c'è una lista. Ma non è così difficile fare una lista di oggetti da potenziare. Anzi. Bella, è grande war. Grazie per la sub. Sei benvenuto. Questo game... Siamo vivi, andiamocene per favore. Ok, solo è anche compagno in squadra. Nella partita ho visto solo chi è sino morire in 1v2 e 1v3. Purtroppo a volte ci sono, a volte non ci sono. È diventata una clown fiesta sto game. Item che non prendo praticamente mai. Però contro Sion devi pareggiargli almeno le attivazioni dell'arti suo. Se no non hai mai abbastanza danni per ucciderlo. Un piccolo non so mid per rankare oggettivamente. Se è a basso elo sì, perché la gente non sa giocarci contro. Cioè non ha la più pallida idea proprio di come giocarci contro.
Proprio fucking clueless. Non so come si faccia. Bonk. Però danno percentuale hanno Viego. Un pochino Varus. Un pochino Varus. Questo è un game in cui potrei letteralmente fare full oggetti HP. Tanto Akarim ci mette un milione di anni a uccidermi, perché ha soltanto danno flat base, che è alto nel momento in cui ha scaling, ma non abbastanza alto da uccidermi in fretta. Non è un video solo sulle nuove rune. Oh, l'ho beccato anche Viego, quando pare, con la mia ulti. Poretto Sion, non si meritava di perdere. È andato a carry in team, quindi ha già show altro mitico. Il punto è che nessuno di loro mi avrebbe ucciso mai in fretta. Ci mettono una vita a tirarmi giù. Con i danni che hanno. Una vita e mezzo. Bravo Kha'Zix. Boh, metto l'onore a Kha'Zix a caso. Così mi erano cambiati gli oggetti da support. Complicato. Sion comunque proprio, cioè, stavo scherzando alla fine, pensavo fosse abbastanza banale e ovvio da capire, però è tiltato, povero Sion. Tiltatini. Salvato dal drop, yes. Sono un giocatore di rank basso. Jax è un buon campione da portarmi in giungla a bassi livelli. In giungla non è un granché, secondo me, Jax. Cioè, è ok, ma non è incredibile. Cioè, se devi giocare Jax, gioca lo top lane. Io sto guardando tizi che stanno facendo cose strane in Corea. Tipo, c'è questo Grandmaster che gioca a Volibear. Che lo gioca tipo neanche a P, lo gioca con... Dipendentemente dal game, lo gioca con Riftmaker o altro. E poi va tank.
Vabbè, no, ma quello è Bob King che fa cose a caso per ricordare a Riot. Hey Riot, lo sapete vero che attualmente l'Allbreaker su qualsiasi campione range è stupido? Cioè, nel momento in cui la Riot si sveglierà e toglierà... Basta fare una cosa banalissima. Togli la possibilità ai ranger di comprare quell'item. Fine. Già quello risolverebbe tantissimo dell'Allbreaker. E dici, almeno sto dando per i top lane corpo a corpo. E dici, bella. Almeno devo espormi per usarlo. Questo è razzismo. Fanculo i ranger top laner. Fanculo i ranger top laner. Detto con tutto l'amore del mondo. Poi Gnar potrebbe prenderlo. No, lo usa Gnar? Quanto spesso lo usa Gnar? Non penso. Non penso tanto venga usato da Gnar l'Allbreaker. Aspetta. Posso non blind piccare first? Allora, tra tutti gli item vediamo un po'. C'è una build in cui lo usa. Quella Trinity. Il secondo item viene giocato anche abbastanza, anche se viene giocata di più la Black Cleave. Sincero, non penso. Posso non giocare blind, per favore? Jungler, vuoi? Grande Cho'Gath, il mio eroe. Si sta tenendo le strict policy, sta banando un sacco di gente. Ma non mi pare, sinceramente. Io non avendo mai visto la clip, non so cosa sia successo. E neanche Ceresio, non ho visto clip di quello che è successo. Non che non mi fidi di quello che dicano, è che se non ho il contesto non potrei neanche capire. Ora esci le Blank Top AD. È già stata nerfata, è morta, cioè meno male, cazzo, godo. Che pick di merda. Cazzo, gioco contro Urgot. Mordekaiser in Urgot. What the fuck is that comp? Sono dichiarato le sue parole, credo che non è il modo di fare una transizione completa di società biologica. Non ho capito. Scusa, ma... Aspetta un attimo, ma se una persona letteralmente può fare un'operazione chirurgica per i genitali e per il corpo, cosa rimane? No, non ho capito, cioè... Chiedo per ignoranza, Cioè, secondo me, a quel punto una persona ha cambiato completamente sesso, cioè... Non capisco. Alla fine Urgo top. Vedete, siete tre champion a livello di come li giochi.
Però Cho'Gath devi beccarlo, un knock-up. Io dico Wart. Non intendeva totale. Io non... Allora, questi discorsi per me sono troppo complicati perché non sono abbastanza esperto e quindi non mi esprimo molto semplicemente. Sì, Varus ha perso un fottio di HP, però adesso torna in lane e ha 2 kill. Più che altro, ripeto, senza sentire le parole precise e tutto il contesto, perché non è una singola frase. Anche tutto il contesto di una frase che conta. E fa differenza il contesto, fa un'enorme differenza il contesto. Che altro a me fa strano che tipo ci sono streamer che fanno le peggio cose e non vengono puniti. Cioè quello per me è un assurdo. È veramente un assurdo quello per me. Secondo me è anche perché molti di quelli che fanno, quelli grossi che fanno cose che sono bannabili, non vengono riportati. Giuda però, Buono Karthus. Sto farmando maluccio io. Wow. Porca troia i danni. Mi ha tirato una legnata pazzesca. Non mi aspettavo sinceramente. Holy shit. Cioè, ho sottovalutato enormemente io il danno di Urgot qua. Ho proprio trollato. Io purtroppo rimarrò molto indietro da questa azione. Molto indietro. Cioè lui adesso recolla, io potrò prendere vantaggio con l'exp. Però ho messo in merda la mia cosiddetta da solo. È stato bravo 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 Urgot. Io non ho minimamente considerato che potesse tirare questi danni. Cioè l'ho proprio enormemente sottovalutato.
Bella, un altro assist. C'è qualcuno? Abbiamo tutto il film guardato, è solo per quello che pushavo così tranquillo. Peccato, avesse buon play di incazzo. Peccato davvero. Ma la mia movement speed bonus dov'è finita? Mentre che attivo la R. Non ho capito dove sia finita. C'ho rischiato veramente grosso. E penso, vabbè, tanto. Mo c'ho la movement speed. Ho capito tutto che la cura di Urgo rallenti. Ma figa, raga. Sembra un pelo too much. No, comunque non lo match. Sono indietro di exp di gold. Non lo matcherò più. Finché non fa un errore lui. Di sicuro mi aiuta, Avrei plated, però non è sufficiente per dirmi, ah cazzo, adesso vincerai senza problemi. Ora sto lastitando singoli minion, ho colpito i primi un pochino più in fretta perché voglio creare uno slow push. Oh cazzo, non l'avevo visto. Ovviamente la prima volta che trovo un buon trade con lui. Bane perma, no, devi, è una stronzata. Chiunque vi abbia mai detto una cosa del genere è una stronzata, perché sennò il Cerbero Podcast sarebbe bannato dall'eternità. Perché ne hanno tipo 11. È una cazzata la cosa dei tre ban e un perma. È una... Non so chi ve l'abbia detto, ma non è per niente vero. FML vuol dire fuck my life. Fanculo la mia vita. E dico, Marco 2, prima volta che trovo un trade decente contro Urgot e mi trovo coso.
palle però sto Urgot, eh. No, più che altro il suo Urgot è fastidioso. Però dai, sta andando bene nonostante tutto. Bella. Ah, fuck. La mia doppia V bruttina. No, ho giocato male Silent Infest. Potevo giocarmela molto meglio. Lui ha boost livello 2, ok. E proprio lui sta andando full tank. La cosa assurda è che comunque tira dei danni fotonici. Cioè lui nonostante tutto tira dei danni fotonici. Cioè è full tank quella build. Non ha una singola fonte di AD escludendo la Doran Blade. Dai, stai così, mi è uscito da stream che ho tutti fuori 5.000 views. Esistono un sacco di morti di figa, sì. È così che funziona. Io non critico gli streamer, non me ne frega un cazzo se una streamer fa 5.000. Cioè, quando la gente... C'è un sacco di gente che si trigger e dice no, ma non è giusto. E dico, bro, lo sai perfettamente che i morti di figa esistono. Quale cazzo di motivo ti triggeri? Non è uno spettatore che avrei probabilmente quello. Ah, fuck. So close. Non dico così. Appunto! Ah, l'altro morto di figa! E Karthus è andato in invasione contro Blue Kane. E c'è anche tu, vedete, fai 6.000 viewers. Fuck, mi stava guardando, per questo non mi ha attaccato, perché così può pushare la torre. Cazzo. Se cose visto sì, di apposito dovrebbero bannare per ste cose. Non è nel regolamento di Twitch. Cioè, regà, possiamo parlarne quanto volete, ma alla fine della giornata non cambia la sega. Ma questo è un game gentilmente sponsorizzato da Cho'Gath full AP. Sì, non c'è capito proprio streaming per il gaming. Sì, nel 2013. Dai, raga. Ma è tutto. Ma non è più soltanto gaming da una vita e mezzo. Non prendiamoci in giro. Che palle, Malphite! Che palle, ma c'è una volta che posso giocare contro sto Cristiano in 1v1 e gioca normale, no? Ma sei ancora qua? Ah, fanculo, stronzo.
Ammazza. Bravissimo, Sen. Ah, ma lui deve ancora ultare. Oh, shit. Oh, shit. Vabbè, Mad. No, non avrei fatto... Non avrei fatto così. È arrivato Kratos, una Q. Sì, ma... ha flashato Xerath. Xerath ha flashato. Xerath flashed. Vai, vai. Fuori, fuori. I will render these mortal forms into my own. Andiamo verso la top. No, bro. Lasciami almeno il farm. Ti sei già preso la kill. Ah no, se l'hai presa Senna, tecnicamente. Basta già questo, basta già questo, basta già questo, basta già questo. Non ci serve altro. Oh cazzo. Vedermi più lontano possibile da Malphite. Cazzo succede? Ione mi apre il culo probabilmente se vado in 1v1 contro di lui. 90% crit chance, DPS col tempo letale, ustione. Probabilmente mi uccide. Niente Shogin. No, siamo contro Urgot e comunque non voglio rischiare. Cioè, se mi mandano contro i Sideling con Urgot nel 90% dei casi, questo è quello che dovrebbe succedere. Cuore penso viola, cuore viola. Bella, Iolo de Ronin. Grazie per la sub. Aiuto! Aiuto! Mi ha fatto molto ridere questo momento. Ero convinto. Holy shit, ci voglio, ci voglio, ci voglio. E invece no, ero tipo absolutely fine.
Anche Senna ha contribuito. Sono venuti in mio soccorso, però. Oh, Harry, perdonami. Quando è successa questa cosa? Tra i quali tilt e... mi hai fatto la sub e non ti ho visto. Ma porco giù, ci sono 4 million torre di merda! Fucking torre razzista. Ok, l'ora di correre. Ciao! Madonna. I danni di Xerath sono un po' altini. Gesù santo, quanti danni Xerath. Vicini ti fa circa. Cioè quando stavo strillando perché Urgot rompeva i coglioni. Ci sta. Ma è sempre così iniziare a rankare top lane. Garen. Garen è stupido. Oh, cazzo! Dove sta Kane? Ah, ecco, madonna santa. Blue Kane è veramente ridicolo. È veramente ridicolo quanto Blue Kane possa andare attraverso i muri. C'è la movement speed che ha. Non so... No, i Darkin non sono corrotti dal vuoto. Non fate questo errore. È una cosa di cui molti si confondono. Terza Q non cancellabile. In che senso? Gain. Hanno solo il PTSD dal vuoto. Esattamente. Solo disturbo a stress post-traumatico. Chi è morto? Ah, Karthus di nuovo. Io, Blue Kane. Holy shit, vabbè. Dio quanto odio Kane. Che due coglioni. Ricordi male, Shingeki no Pep. È stato, sempre stato molto vaga, eh.
Ma porco cane, sono ovunque! E noi non siamo da... Non è difficile! Basta letteralmente seguire Karthus. Ma no, è bilanciabilissimo. Kane è solo una gran palla giocare contro Kane. È noiosissimo giocare contro Kane. Blue Kane quando è in vantaggio, si intende. Perché non è OP. Perché poi tranquillamente basterebbe un CC. È che non abbiamo CC adatti per lui. Se non ce li abbiamo. È una cazzata da gestire Blue Kane nel momento in cui hai un CC adatto. È che in questo game è perfetto Blue Kane. Abbiamo tutti i crowd control difficili da piazzare. E per lui schivarli è una minchiata. Una minchiata. Sono presi il Baron, io non ci credo. Madonna, i danni di Xerath. Ma che cazzo? Porco boia! Ah, c'ha completato il cleaver. Porco boia i danni. Anche l'ustione. State davvero discutendo di Garen ancora da prima? Che è successo? Garen comunque ha dato i matchup non esattamente favorevoli. Bro, ha un win rate estremamente positivo a Diamond, dove dovrebbe fare cacare a schifo. Ma non positivo di poco, ma si parla di 52,6%. Cioè, ok tutto. Questo tizio è grosso. No, quella freccia va. Niente, non riusciamo a...
cazzo sta Xerath? Comunque, raga, sulla questione di Ari che va top con Static, Trinity e Hellbreaker. Il fatto che Bobkin abbia vinto un game non vuol dire una sega, eh. Non vuol dire una sega. Cioè, discorsi seri che adesso vedo. No, ma adesso siamo passati a... No, non è che dici adesso tutti stanno giocando Ari. Ari in questo modo. Keyblade Wielder, sì. Ne abbiamo parlato una settimana fa, tipo, in streaming. Manca un minuto al Baron e Urgot è qua bot side. Il problema è che Urgot tira legnate astronomiche e devo fermarlo, però. Non posso semplicemente dire, boh, get fucked. Pusharmi un altro wave. Merda puttana. Ma no, K prima. Porco Troy. Crista puttana qua. Un po' tiltato qua Cartus. Io piglio, non ho pigliato lo sapevo. Cioè, 5-11-9 malfight, dico, boh, vedevi che provava a fare in giro, ma qua... Qua è proprio no, raga.